Il titolo già è comunque provocatorio. Fate il nostro gioco, cioè? Parliamo di gioco d'azzardo dal punto di vista di chi lo produce, il gioco d'azzardo. Io sono un matematico e sono miei colleghi coloro che inventano il gioco d'azzardo, quindi cerchiamo di parlarne svelando tutto ciò che sta dietro, quello di cui normalmente non si parla. Sostanzialmente vuol dire che vince il gioco d'azzardo e vinciamo meno noi. Allora sì, lo sanno tutti, no? Che il banco vince sempre, però non si sa bene cosa sta dietro questa espressione un po' vuota. È vero che il banco vince sempre alla lunga. Uno può comprare un gratta e vince e vincere, certo, ma se uno continua a giocare, beh, lì entra in gioco la matematica, non più la fortuna, e il destino matematico ovviamente è quello di perdere i propri soldi. È sempre una questione di probabilità. Sì, in realtà appunto le probabilità sono scritte da noi matematici, che insomma di quello siamo esperti, e quindi cosa sappiamo? Che il gioco d'azzardo appunto ha quello come destino, però chi inventa il gioco d'azzardo deve anche quindi cercare di trovare dei modi accattivanti per convincere le persone che magari prima o poi ce la fanno, che potrebbe arrivare la grande vincita, eccetera. E quindi giocano con le probabilità e con la psicologia per farci continuare a giocare. Qual è il messaggio da dare a questi ragazzi? Sono qualche centinaio questa mattina. Beh, insomma, solo di fare attenzione. Non vogliamo fare i moralizzatori, non vogliamo parlare di proibizionismo, eccetera, però vogliamo solo ragionare su come funziona davvero questo meccanismo e capire che la matematica è molto importante, anche se nessuno la studia mai, ed è altrettanto importante studiare psicologia, i trucchi psicologici che vengono adottati per convincerci a fare cose che proprio non ci convengono. Un gioco è il modo forse più efficace per raccontare loro come stanno le cose realmente, forse superare anche quelle illusioni di una vincita facile, di una vita facile. E quindi ecco perché abbiamo voluto parlare con loro, partendo anche da un dato molto semplice: 4 ragazzi su 10 sono dediti al gioco, non magari in forma patologica. All'interno di questi ragazzi, 4, più della metà operano online, quindi è anche questo un canale nuovo che dà l'idea di come anche può essere subdolo e un po' pericoloso anche questo percorso. Vogliamo far capire che non è tutto facile e agevole e in un certo senso non è tutto scontato come si vuol far credere. Insomma, e far conoscere anche i trucchetti che stanno dietro il gioco, perché poi qualche trucchetto c'è. E sono trucchi di matematica, quindi è bene anche invitare loro a riflettere quando sono chiamati a studiare le probabilità, le percentuali, appunto. Sono cose che magari si studiano sui libri, ma che qui si trovano applicate direttamente alla vita.